Inizialmente direi che l'annata si può dire globalmente soddisfacente. Abbiamo raggiunto buoni risultati in ambito maschile con la Serie D, che ha ottenuto un buon sesto posto, che per il livello del campionato è sicuramente soddisfacente come risultato finale, e quindi ci ha sicuramente dato ottime soddisfazioni. Se parliamo di prospettive, dobbiamo guardare indietro verso i nostri tesserati più giovani. È chiaro che questa società punta su di loro per il futuro, perché devono essere il serbatoio per le prime squadre, e quindi puntiamo innanzitutto ad aumentare i numeri alla base, e quindi aumentare sicuramente il reclutamento già dal mini volley fino alle squadre più piccole. Mentre i gruppi intermedi, quindi dall'under 15 all'under 18, di sicuro è sul lavoro di tecnica e al tempo stesso di crescita fisica che cercheremo quindi di ottenere delle giocatrici e dei giocatori di livello per poterle inserire poi nelle prime squadre. Alle prime squadre, giustamente, essendo le nostre squadre di facciata, quelle che fanno più notizia, chiediamo sicuramente di ben comportarsi, e se ci sono gli spazi di sicuro anche di puntare a risultati di prestigio, che vogliono dire la ricerca magari di un buon piazzamento e di una promozione per la Serie D, se ce ne saranno le possibilità, e altrettanto chiediamo alle nostre ragazze della prima divisione di magari cercare l'attacco alla Serie D, perché di sicuro è un livello che quest'anno si è visto bene, quando tutto funziona al meglio è di sicuro a loro congeniale. Beh, la stagione è già finita, è terminata la settimana scorsa, e il campionato è andato piuttosto bene, perché abbiamo superato le aspettative che ci vedevano in mezza bassa classifica, quindi abbiamo ottenuto un buon risultato raggiungendo il sesto posto, il quinto e sesto posto, per cui è stato un buon campionato, insomma, in definitiva. Beh, noi cerchiamo di rimanere gli stessi di questo gruppo, potenziandoci con l'innesto di uno o due giocatori. Ritengo che sia importante soprattutto mantenere l'organico che abbiamo quest'anno, insomma, perché i risultati sono stati positivi. Già l'anno scorso ci sono stati un paio di inserimenti, quest'anno abbiamo inserito Roncaratti di Porto Maggiore, per cui gli inserimenti sono stati positivi e ci sono stati anche quest'anno. L'anno prossimo dovrebbe rientrare Baldini da Porto Maggiore con un'esperienza di Serie C, per cui dovremmo ulteriormente migliorare. Naturalmente dipende poi dall'amalgama che riusciamo a raggiungere in precampionato, insomma. E mi sono trovato molto bene in questo ambiente, è già diversi anni che io ci sono, ma anche i ragazzi che quest'anno sono arrivati sono integrati bene, perché comunque c'è un bel gruppo. Al di là della squadra, anche a livello di spogliatoio ci troviamo molto bene. E l'annata l'abbiamo conclusa al sesto posto, che comunque per le nostre aspettative è un risultato più che dignitoso. Speriamo il prossimo anno di migliorarci, vedremo, magari con l'integrazione di alcuni nuovi arrivi, di aumentare il livello e il tasso tecnico per riuscire a magari aspirare a una promozione in Serie C. Passando invece all'ambito femminile, la prima squadra che partecipa al campionato di prima divisione, dopo un avvio magari un po' stentato, sicuramente ha chiuso in bellezza raggiungendo un bel sesto posto, che visto com'era partito il campionato di sicuro era ormai fuori da qualsiasi previsione. Invece, con una bella serie di vittorie, soprattutto nel finale di campionato, il sesto posto è stato raggiunto, salvezza tranquilla, e quindi gran bel risultato per le nostre ragazze. È stato un anno divertente per me, mi dispiace proprio che sia finita, perché se fosse per me dovrebbe durare tutto l'anno. E l'anno è andato bene, ci siamo salvati nel girone che siamo, non si è retrocesse, però è andato bene, dai, abbiamo vinto, abbiamo perso, alti e bassi, tutto. Ci siamo divertite comunque, è stata una bella cosa, una bella esperienza, come solito. Come gruppo benissimo, perché comunque anche se sono fra le più piccole, le grandi sono meravigliose, quando si comportano bene ci fanno trovare sempre bene, ci fanno sentire proprio parte del gruppo, e secondo me come gruppo è proprio buono, molto buono.